Se dovessi uscire di casa con un coltello per tagliare un panino a un picnic e la polizia dovesse fermarti, cosa rischieresti? Immagino che la tua prima risposta potrebbe essere nulla. E se invece il coltello ti dovesse servire per tagliare una mano all'amante di tua moglie che è stato anche lui invitato al picnic? Come fa la gente a capire le tue intenzioni? Sulla possibilità di girare con un coltello bisogna sfatare dei luoghi comuni. Si dice spesso che sia lecito girare col coltello di piccole dimensioni mentre non lo è per quelli lunghi. Si fa poi spesso confusione tra coltelli, pugnali, armi da punta. Vediamo dunque cosa prevede la legge in questi casi. Al contrario di quanto spesso si crede, non esiste più una dimensione minima della lama sotto la cui soglia è lecito portare con sé un coltello. Al contrario, anche una lama di piccole dimensioni, come ad esempio quella di un coltellino svizzero o a scatto, può essere il presupposto per contestare il reato nei confronti del possessore. E del resto, un vecchio detto maschile, le dimensioni non contano. L'elemento di distinzione lo fa solo la possibilità di giustificare al poliziotto di turno il possesso del coltello. Se sei in grado di motivare le ragioni per cui hai un coltello nella tasca o nello zaino e queste risultano credibili, non commetti reato. Ad esempio, un carabiniere ti trova con una mannaia. A cosa ti serve? Ti chiede. E tu? L'ho portata dall'arrotino. E lui? E mostrami lo scontrino. Ed ecco che puoi dimostrare le tue buone intenzioni. E se invece gli dici la sto portando dall'arrotino, lui potrebbe controllare se davvero la lama non è così affilata. Ecco un altro esempio tratto dalla giurisprudenza. Portare con sé un coltello in un bar integra il reato di porto ingiustificato d'armi. Lo stesso dicasi se il possessore sia un soggetto con numerosi rilevanti precedenti penali. Certo, se ti trovano una lama all'ingresso dello stadio non puoi certo dire che ti serve per tagliare la corrispondenza. Insomma, le tue motivazioni devono essere credibili, ossia perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura e alla normale funzione del coltello e ai luoghi. Si tratta di una serie di parametri che però spetta al giudice valutare. In un altro caso giurisprudenziale è stato ritenuto ad esempio lecito il possesso del coltello per chi si dirige in una casa di cura, magari per assistere un infermo, visto che in quei luoghi non ci sono dei coltelli, e non altrettanto giustificato può essere il possesso del coltello rinvenuto magari mentre sei in tribunale. O il coltello nel bagagliaio potrebbe non essere reato, ma se lo tieni sul sedile accanto invece, in modo da utilizzarlo all'occorrente, lo è. E se il possessore sostiene di portare con sé il coltello per volersi suicidare, non c'è niente da fare. Anche in questo caso scatta il reato. Questa è la legge.